Piazza Cattedrale si stanno radunando tutti coloro che vogliono dire no alla guerra, sì alla pace, la Locride per la pace, e sono con il professore Ilario Amendolia, una delle associazioni, la sua promotrice di questa importante manifestazione per ripudiare la guerra. La guerra non porta mai niente di buono. Assolutamente no, l'associazione presieduta la Locride per la pace del dottor Mario Pilocomo, che per ragione di salute oggi non può essere presente, parte dalla Locride, è un fatto importante che una delle poche manifestazioni per la pace si svolge nella Locride, una terra che porta sulle proprie carne le ferite molto profonde di circa 4.000 ragazze morte nelle guerre precedenti, di grande distruzione di questi giovani spediti sui fronti. Con questa iniziativa non è che non abbiamo velleità, sappiamo che non saremo noi a fermare la pace, però siamo altrettanto consapevoli che diciamo una parola, che dalla Locride possa partire una parola che poi diventa sensibilità ai livelli più alti per dire alla guerra no. Il seme del concetto di pace deve essere seminato ovunque, soprattutto tra i giovani, deve essere nelle comunità, e quello è il nostro obiettivo di oggi, lanciare un messaggio di pace dalla Locride come terra di pace. Siamo in un'epoca in cui avremmo dovuto promuovere la pace, mentre invece ci sono conflitti nel cuore dell'Europa dopo tanto tempo e ripetutamente, perché dopo la fine anche della guerra fredda ci aspettavamo un futuro di pace. Questo invece non è, e noi siamo dai territori qui a chiedere a coloro i quali governano le sorti del nostro mondo, dai palazzi che contano, di dover far prevalere la diplomazia rispetto alle bombe. Questo è il messaggio che proviene da questa piazza. Un bel segnale da parte del territorio della provincia di Reggio Calabria, io in questo caso partito dalla Locride, dal Vesco, è un momento per testimoniare che con le guerre non è che si risolvono i problemi, i problemi sono tanti, c'è un popolo che è stato naturalmente violentato attraverso un'invasione, ma bisogna anche adoperarsi per costruire la pace, quindi che la gente vada in piazza a testimoniare questa voglia mi sembra un aspetto estremamente positivo. Credo che sia un tema che interessa a tutti questo, il tema della pace. Tutti dobbiamo essere artefici di pace nel nostro piccolo grande mondo in cui ci troviamo, oggi, non domani, quindi il nostro impegno deve essere espresso in tutte le forme in cui ciò è possibile. Io credo che la guerra in tante parti del mondo sta portando in auge vie che non aiutano, la via della diplomazia, la via del dialogo credo sia la via che oggi va percorsa, perché senza il dialogo tra i vari popoli, senza la collaborazione tra i popoli non c'è vita, non c'è pace, non c'è civiltà, quindi bisogna recuperare la fede nel dialogo e nel valore della pace, perché credo che non tutti credono oggi nella pace. Se guardiamo un pochettino, diamo il nostro sguardo un po' al mondo e alle tante situazioni di guerra che ci sono nel mondo, credo che il messaggio che Papa Francesco ci sta consegnando in più occasioni deve trovare un terreno più fertile, un terreno più accogliente. La pace è un valore fondamentale per tutti, senza la pace non c'è futuro. Occhi tristi perché non sapevano dove vanno e che cosa aspettano, e fin da oggi loro soffrono, che vogliono tornare a propria terra, che manca la nostra libertà, la nostra terra, come si dice, la nostra camicia sempre più calda sul corpo, c'è un proverbio, chiedo scusa. Andiamo, diciamo, alla parte inversa, cioè la pace, il valore della pace, che è qualcosa di incommensurabile e che tutti dovremmo perseguire, perché è un valore importantissimo per il vivere assieme, per il vivere bene assieme, e non soltanto dal punto di vista economico, perché ovviamente ha tutto un insieme, diciamo, di significati e di valori. Quindi perseguire manifestazioni come oggi per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema è veramente importante. Siderno ovviamente c'è con la sua comunità. Visto che ci sono tante presenze pure stamattina, mi fa veramente piacere, perché dobbiamo dare una risposta forte, dove dobbiamo dimostrare che tutta la Locride è compatta, perché non si possono assistere nel 2022 ad alcune aggressioni come stiamo vedendo giornalmente.
in noi amministratori quanto è forte in me in qualità di sindaco ogni ostacolo contro la guerra. E qui siamo a manifestare, io sapendo di interpretare i sentimenti della mia cittadina, sono qui a manifestare contro ogni tipo di guerra, contro ogni sopruso, contro ogni violenza. Le guerre non portano mai bene, ma sia dal punto di vista delle popolazioni, ma sia dal punto di vista economico, e hanno ormai ricadute a livello mondiale. Noi abbiamo visto che ovviamente anche noi stiamo subendo le conseguenze di una guerra irresponsabile, perché non si può oggi nel 2000 avere ancora un dittatore, perché così si può finire, un sovranista che decide di attaccare un popolo limitrofo solo per prendere delle materie prime. Oggi una democrazia e nelle democrazie moderne non è più concepibile. Io vivo da Locri, loro sono venuti dal Reggio. Da Reggio? Sì, da Reggio. Da Reggio anche qua per dire no alla guerra che sta martoriando il vostro paese. Sì, per aiutare gli ucraini di cacciare questi terroristi russi che sono entrati proprio nostra terra. Che la guerra non fa nascere campi di fiori, ma semina soltanto distruzioni e morti. Queste indicazioni, che già in tempi non sospetti può sembrare una frase già fatta, dovevano costituire punti di riferimento perché i nostri governanti potessero riflettere, rimboccarsi le maniche, perché soltanto una pace può consentire la convivenza civile dei popoli. Come donna, come mamma, quello che posso dire, e nello stesso tempo come esponente anche di amministrazione, che la guerra purtroppo non porta mai niente a niente di buono. Di conseguenza noi oggi non dovremmo essere qui in questa piazza a manifestare per la pace, perché la pace è uno dei valori fondamentali su cui dovrebbe fondarsi qualsiasi società civile, la quale abbia a cuore quello che è il benessere e lo sviluppo. È una guerra che la stiamo vivendo anche noi, non solo da un punto di vista umanitario, perché il nostro popolo, i nostri territori hanno accolto tante famiglie ucraine, ma è una guerra che ci sta compromettendo anche da un punto di vista economico, e quindi siamo qui, ecco, per mandare un messaggio dove riteniamo che sia veramente giunto il momento di sedersi seriamente ad un tavolo, discutere e dialogare e finalmente raggiungere questa pace, perché la vogliamo tutti, è assolutamente necessaria e fondamentale. Quello che c'è stato sin dall'inizio, ricordiamo quei pullman partiti grazie alla diocesi, grazie alle persone di volontà che hanno deciso di andare subito in emergenza ad aiutare, e poi arrivano qui spaesati, ma oggi si sono ben integrati, questo grazie ad un tessuto sociale che vede la nostra Locride, che vede la nostra terra, una terra impegnata nell'accoglienza, e non lo si fa semplicemente nei momenti di emergenza, ma lo si sta facendo anche nel quotidiano, dimostrando le famiglie della Locride, di tutta la Locride, hanno davvero dimostrato di essere accanto alle famiglie. Una manifestazione molto ben riuscita, spontanea, alla quale aderiamo istituzionalmente ovviamente come rappresentanti della comunità della Locride. È importante fare sentire anche dai territori, no, la voce per la costruzione di una pace, una costruzione che comunque non può prescindere ovviamente dalla difesa assoluta del diritto e del diritto degli stati a difendersi nel momento in cui vengono con una pratica che tutti pensavamo ormai, no, appartenente ai libri di storia, aggrediti nei propri territori.